Ok, va Lisa, Lisa, bene. rimani. Oh, Esisa, ti ha buttato fuori, Esisa! Ti vengo non vedente, capite? Truffa tutti i miei fan! Crazy, ascoltami! Un certo Carlino il Papro 4 ha truffato me e tutti i miei amici! Siamo tuoi fan, questo qui si finge quello che non è! Per truffare tutti! Crazy, salva il mondo, ho bisogno di te, vai e fai giustizia, matto! Avrà tanti scavafosse, tutti truffati a noi! Prendili e ridacceli! ID Carlino il Papro 4! Esisa, 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 amica mia, mi senti? Mi senti? Prova, prova. Amica, ti sento. Ok, sì? Ok, ascoltami. Ma dove sono Foxy e Vale, i nostri amici? Foxy, Vale, non l'ho visti, a dire la verità. Cavolo, quando c'è una missione che fa parte della Bad Family, loro hanno sempre paura, io lo sapevo. Ascoltami, ci toccherà a noi oggi andare contro un certo Carlino. Noi siamo mutati, per ora lui non ci sente. Mi ha detto un certo Marco, mi ha scritto nei commenti di YouTube, che questo Carlino è pericoloso. Sì, sì, è molto pericoloso. Truffa tutti. Così innocuo. No, 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 no. Ha truffato un sacco di scavafosse. Sono armi rarissime e potentissime di salva il mondo. Adesso ci parlo, eh. Oddio. Zitta, noi siamo qui con i nomi segreti perché non ci deve riconoscere, dato che molte missioni sono fallite. Zitta, per zitta. Quello questo nome è mezzo. Sì, te l'ho messo io. Anch'io non è che ho un nome proprio normale. Zitta, zitta, eh. Vai. Prova. Ciao, Carlino. Ciao. Ciao, dove siete? Dove siete? Come dove siamo? Siamo qua, non ci vedi, Carlino? Qua, ma... qua. Ah, aspetta, sento rumore, ok, ciao. Volete scambiare? Cosa state facendo qua? Aspetta, aspetta, in che senso senti un rumore? Cioè, siamo qua, non mi vedi? Aspetta. Io sono cieco. Cosa? Tu non ci vedi? Eh sì, io non ci vedo, infatti, guarda, tipo, adesso non sento più nessuno, non so dove siete. Ti sei mosso? Perfetto, adesso ti sento, vedi? Ma che cavolo? Così riesco a muovere. Ma che... Scusaci un attimo, Esisa, ma come fa? Ma mi sembra così... Ma mi sembra un così cieco. Buono, mi sembra strano che abbiano detto che truffa. Un cieco che truffa. Non lo so, no, non me la vedo giusta, aspetta, fai parlare me. Ok, allora vuoi scambiare, Carlino? Mi dispiace molto per quello che hai, cioè per quello che ti hanno fatto, cioè... Sì, 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 io voglio scambiare adesso, per me va bene. Siamo qua dietro, Carlino, qua. Siamo dietro. Ok, Esisa, ti dico la verità, mi sembra molto strano, però potrebbe essere un inganno. Potrebbe prenderci in giro, oppure poverino è veramente un non vedente, quindi non lo so. Ma poverino, dici che il mio fan mi abbia preso in giro? No, vabbè. Secondo me no, uno dici. Della Mad Family non mente. Cavolo, c'è da vedere. Ma mannaggia, Foxy e Vale che non sono venuti. Carlino, ma te per caso truffi? Io truffare? Ma no, 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 come potrebbe, adesso mi spieghi, come potrebbe un cieco truffare? Hai ragione. Se non... Mi fai vedere che armi hai, Carlino, eh? Fammi vedere che armi hai. Che armi hai, per esempio? Io non vi vedo, mi allontano un attimo, okay. Perché sì, non sì, vedo. Ok, oh, sì. Sì, allora, non truffatemi perché no. Io non so chi sei. No, Carlino, fidati che noi siamo le ultime persone al mondo che vorrebbero truffarti. Guarda, Esisa, sono gli scavafosse. Sono gli scavafosse che ha truffato al mio fan, Esisa. Il suo fan? Non lo so, però non ne siamo sicuri. Se fossero veramente i suoi scavafossi, come facciamo a capire se veramente lui è un truffatore oppure no? Hai qualche idea, amica mia? Allora, secondo me potremmo iniziare a capire se veramente c'è o no. Hai ragione. Ok, fammi parlare a me. Carlino, mi metteresti i permessi, per favore? Eh? I permessi, sì, vuoi? Sì, i permessi, sì. I permessi devo... per modificare, esatto. Perché non mi posso fidare. Cioè, capisci che non mi posso fidare. Hai ragione. Aspetta che ti do i permessi. Ok, grazie mille, Carlino. Vai, seguimi pure. Ok, senti il mio rumore. Non so se lo senti. Vieni qua. Ah, sì, adesso lo sento. Adesso ok, lo sento. Sì. Adesso lo sente, ma prima no. Seguimi, Carlino. È impossibile. Come ha fatto a seguire? Vabbè, Carlino. Non lo so, ma qualcosa mi puzza, ti dico la verità. Vai, vieni qua, Carlino. Vieni qua. No, ci sono, dove siete? Ok. Perfetto, Carlino. Ma Esisa, se fosse veramente cieco e poverino non riesce a vedere, sta giocando. Io non me la sento di truffarlo così, capito? Ma non so, tutta questa storia mi puzza un po', Che a me è strano. Non è che i miei fan mi stanno trollando. Si sono organizzati per trollarmi. Ma no, sinceramente, uno della Mad Family, non so se proprio. Hai ragione. Ascolta, ho un piano, Esisa. Senti a me. Fidati, adesso noi organizzeremo il tutto per vedere.
decidere se questo qui è un truffatore. Adesso capirai di cosa sto parlando, ok? Carlino, ti dispiace? Sì, ci sono. Ti dispiace se vado un attimo in bagno e scambi con la mia amica Esisa? Vuoi andare? Ma va bene. Ok, vai, intanto scambiate voi. In questo modo, ragazzi, riusciremo a vedere se trufferà Esisa e se la sbatterà fuori. Capiremo se è un truffatore oppure no. Esisa, mi dispiace usarti così, ma è l'unico modo per capirlo, ok? Crazy, cosa devo dirgli? Devi dirgli che praticamente vuoi scambiare, no? Tu prova a farti truffare per vedere se ti... Se un truffatore, insomma, hai capito, no? Sì. Vai, buona fortuna, amica mia. Ok, Carlito, io ti lascio quest'arma, cosa ne pensi? Quell'arma? Sì. Ma è al 130? Aspetta, come ha fatto a vedere quell'arma? Ragazzi! Come ha fatto a vedere l'arma, signor Carlino? No, io ho chiesto solamente se è al 130. Non ho chiesto, cioè, che arma è, non so. Mi sa che lo stiamo scoprendo. Esisa, continua. E invece vabbè, cosa... Vabbè, non fare tante domande. Sei una ragazza, io so che tu non trufferesti mai un cieco. Sei una ragazza, no? Quindi qualcosa mi puzza, raga. Qualcosa mi dice che lui sta prendendo in giro. E io non accetto che prende in giro la Mad Family. Vediamo che succede. Cosa ne pensi di questo? Carlito? Che cos'è? Mi sa che ora ha capito la nostra tattica. Sì, infatti ora non sta dicendo quell'arma. Vabbè, tu vorrei capire un attimo che arma. Perché io vorrei scambiare, non lo so. Digli che è uno scavafosse. C'è uno scavafosse. Come? Uno scavafosse? Sì, ti potrebbe interessare. Aspetta, girati un attimo e buttalo per vedere se mi stai truffando o meno. Ok, vai, buttalo, Esisa, buttalo. Tu buttalo, Esisa, buttalo. Vai. Tieni, va bene. Oh, Esisa. Signor Carlino, lei per caso? Esisa. Ho visto che era Cavolo. Ti ha buttato fuori, Esisa! Non ci credo! Ragazzi, si finge non vedente per truffare! Che infame, Esisa! Amica mia, ti vendicherò io. Ti vendicherò io, ti giuro che gli riprenderò quell'arma che ti ha truffato. Che vergogna! Ok. Sei stato espulso dal gruppo. Sì. Ci penso io. Ma dal gruppo! Ci penso io, Carlino. Carlino, sono tornato, eccomi. Allora, dove è finita Esisa? Non lo so, dovevamo scambiare, però tipo non ha buttato l'arma, ha detto che si era stancata ed è andata via. Ah, è andata via Esisa, ho capito. Quindi sì, forse non andare anche lì al bagno, non lo so. Che vergogna, ho capito. Guarda, io non ci tengo a scambiare solo un'arma. Perché non scambiamo tutto l'inventario? Che ne pensi, Carlino, eh? Tutto l'inventario, ma per caso hai... Non lo so, tanti scavafossi. Sì, guarda, ti faccio sentire quante armi ho. Guarda, vedi? Vedi, si sente tutte al 130. Sì. E tutte come dire, vabbè, tutte oro. Vabbè, hai capito, no? Le sto sentendo, ma sono tantissime. Sì. Che ne pensi di buttare tutto l'inventario, Carlino, eh? Ti andrebbe? Tutto l'inventario. Oppure, guarda, che ne pensi di quest'arma, eh? Che ne pensi? Sai che è bella. Oh! Sì, mi piacerebbe comunque. Cavolo, ragazzi! Ha detto che è bella, quindi lui abbiamo la prova che ci sta prendendo in giro. Ora io glielo dico, però lui potrebbe sospettare. Sì, sa che dovrei fare. No, non glielo dico. Che non infame! Dire. Questo infame praticamente si finge non vedente, capito? E truffa tutti i miei fan e la Mad Family. In questo modo questo non lo accetto, Carlino. Adesso te la farò pagare cara. Ok, Carlino, peccato che tu non possa vedere le armi e devi solo capirle. Peccato. Ascolta, guarda, io se vuoi ti butto queste armi per tutto il tuo inventario. Penso che sia abbastanza, vero? No? Cosa voleva fare? Sì. Anzi, sai che ti dico? Ti butto anche queste armi qua. Che ne pensi, Carlino? Qualcos'altro? Sì, qualcos'altro tipo queste qua? Che ne pensi? Beh, non sarebbe malissimo. Aspetta. Sì, di là mi chiamate? Aspetta, c'è la mia mamma che mi sta mettendo a posto le bende degli occhi. Ah, sì, tua madre, le bende degli... Sì. No, nessuno ha capito che stavi truffando, Carlino. Carlino! Dai, bro, non ho tanto tempo, dai. Carlino! Butta via tutto l'inventario, dai, che non lo vedo. Carlino, non mi prendere in giro, che stavi facendo, Carlino?
Bro, io ti giuro, è entrato mio fratello, mi ha preso il pad e stava tipo facendo le cose perché lui vede. Ma intanto tu con le cuffie, no? Perché non ci vedi tu in realtà dagli occhi. Non ci vedi. Ho capito. Vai, vai, butta pure tutto l'inventario, Carlino, vai, 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 vai. Bro, prima tu, prima tu. Ok, prima io, ma vai, anche te, vai. Ecco qua, intanto metta inventario. Vai, buttalo, buttalo, metta inventario. Ok, ok. Ok, sei pronto? No, 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 Carlino, che è sta cosa? Carlino, fermo, fermo. Carlino, vieni più avanti. Carlino... Carlino, vieni più avanti. Ok, Carlino, ok, perfetto. Carlino, vieni più avanti, ok. Ok, vado, vado, modifico. Ok. Ma no, bro, bro. Godo! Mamma mia! Ma è scavaposte, ridammeli! Come godo, come no, godo! Ridammeli, brutto truffatore! E ora che fai, eh? E ora che fai? E ora che fai? Li voglio indietro, sei un truffatore, sei un truffatore! Io un truffatore! Ti renditi conto che schifo che fai? Ma se mi stai... Ma se mi stai vedendo, guarda! Si gira Carlino, dai, Carlino, Carlino, stai zitto. Non Carlino, vabbè, Carlino, dai, stai zitto, piangere, star... Carlino, Carlino, non mi far arrabbiare, Carlino. Tu hai truffato la Mad Family, Carlino. Io tu hai truffato i miei tutto, amici. Hai truffato me. Carlino, Carlino, non mi fa, Carlino, non mi far arrabbiare, Carlino, non mi far arrabbiare. Come ti sei permesso? Come ti sei permesso a fingerti non vedente per truffare su Salva il Mondo? Ma non ti vergogni, Carlino? Non ti vergogni, Carlino? Io non mi vergogno. Quello che ti dovresti vergognare è che sei tu, perché anche se io tipo non sono veramente non vedente, tu lo sapevi che io non ero non vedente, quindi dovevi non truffarmi. Ma che stai dicendo? Ma sei il babà? Vabbè, all'ardilà che il tuo discorso non si capisce niente di quel che stai dicendo. Ti devi vergognare, ti devi vergognare per quello che hai fatto. Carlino, guardami in faccia, dove sei? Vieni qua. Carlino, Carlino, guardami in faccia. Butta quell'arma, Carlino, non è la tua, Carlino. Carlino, ascolta, ascolta, esci fuori, se no ti sto togliendo i permessi e ti tolgo. Carlino, 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 dai, scherzavo, era un troll, amico mio. Che ne pensi di buttare quell'arma e scambiarla? Sì, bro, perché io faccio video su YouTube, bro. Vai, vai, scambia seriamente. Questo qua non scava forse... Questo qua non scava fosse al 130, okay, con... Vai, 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 no, pure... vai, 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 butta, butta lo scava fosse, butta lo scava fosse che io qua... Non ti preoccupare, Carlino, vai, ok, allora... Ok, mettiti vicino, okay. Oh, bro, la tua arma, no, bro, bro... Oh, bello, bro. Ascolta, ascolta, mi è scavafosse, dai, bro, per favore. Ora sono al completo, Carlino, dai, no. Carlino, tu hai truffato i matti della Mad Family, Carlino. Non ho truffato nessuno, Carlino, dai, bro, mamma mia. Non permettere mai più a truffare, Carlino. Oggi Carlino ha avuto quello che si meritava. E che dire, intanto non, che non se ne accorge il griffo anche, si sa. Sei stata venduta. Fermo, fermo. Oh, cavolo, se ne accorto. Oh, vai, vai. Ancora qualche anno. Ok, non mi sta togliendo i permessi. Non mi sta togliendo i permessi, raga. Oh, griffano. Sto pure cieco, non riesco a toglierti i permessi. Ancora, ancora. Carlino, ascoltami. Carlino, ascoltami. Oggi hai avuto quello che ti meritavi. Se lo rifarai, io te lo dico, ti metterò la Mad Family contro. E fidati di me, non riuscirai più a scambiare su Salva il Mondo. Ci hai provato. Hai trovato un fan della Mad Family, Carlino. Avevi promesso. Avevi promesso. No, in realtà non avevi promesso. Però adesso lo prometti che non trufferai più. Lo prometto, lo prometto, lo prometto, lo prometto. Ok, bene, Carlino, bene, bene. Spero che la lezione di oggi ti sia stata di aiuto. E spero che non ti vedrò mai più truffare. Intanto, la mia amica Isis è in chiamata con me. Ci sono rimasta ancora male da quando mi ha truffato. Esatto, gli hai truffato l'arma. Ti devi vergognare. Era per giocare, dai. Per giocare? Tu devi, ti devi vergognare. Devi chiedere scusa a tutti, davanti a tutti. Chiedi scusa. Chiedi scusa. Scusa, scusa, scusa. Nell'angolo, scusa. Nell'angolo subito. Nell'angolo scusa, subito. Scusa, scusa. Stai scusa, lì fermo, non muoverti. Stai lì fermo. Dovrai stare 24 ore con la testa girata, Carlino. Come 24 ore? Ma bro, mi ridai le armi, per favore? Ah, ecco perché hai detto prometto. Vuoi le armi? No! Non ti ridò le armi. No. Zitto. E all'angolo, zitto e all'angolo. Ragazzi, il nostro Carlino ha avuto quello che si meritava. Per fortuna sta all'angolo, l'ha girato. Mi raccomando, un bel like e una bella iscrizione se anche a voi è piaciuto tutto ciò. E mi raccomando, e spero di non ricevere altri messaggi nei commenti per la giustizia alla Mad Family. Mi raccomando, se qualcuno vi truffa, se qualche vostro amico è un po' infamello come lo è stato Carlino, non esitate a scriverlo, perché il matto farà ora e per sempre giustizia.
Intanto lui, dopo 3 ore, è ancora lì. Bene, bene, continua così, se Carlino e Sissa. Oh, una giusta punizione. Una giusta mi sembra abbastanza giusto e onesta come punizione.